Buongiorno. Oggi le vie dei tesori vi porta a scoprire una delle più importanti architetture della città di Palermo, il Palazzo delle Poste. Qui, non lontano da Piazza San Domenico, classicità e avanguardia si incontrano, anzi, si scontrano. Il Palazzo delle Poste di Palermo rappresenta una delle più importanti architetture italiane degli anni 30. Tutto è cominciato nel 1929, quando il regime fascista decise di potenziare il servizio postale nazionale con la realizzazione di nuove strutture logistiche. Vennero così edificati in numerosi capoluoghi i cosiddetti Palazzi delle Poste. L'amministrazione assegna a Mazzoni un'area lungo la via Roma, non lontana da Piazza San Domenico. Mazzoni, poliedrico ed eclettico, concepisce un'architettura che si distacca dagli edifici circostanti. Di fatto, un colosso di oltre 30 metri, praticamente un palazzo di 10 piani. I cantieri vengono allestiti rapidamente e il 28 ottobre del 1934, nel 12° anniversario della Marcia su Roma, viene inaugurato l'edificio alla presenza del nuovo ministro delle comunicazioni, l'ingegnere Umberto Puppini. Volumi puri, sostenuti da un poderoso scheletro in calcestruzzo armato e rivestiti da una pelle finissima in pietra di bocca di falco. Il tutto posato su uno stilobate in pietra di predazzo, dal colore violaceo e con dei gradini finemente modellati a rientrare. Mazzoni era un progettista integrale. Era egli stesso che disegnava e studiava ogni singolo dettaglio della sua opera, dalla scala urbana sino alle maniglie delle porte, agli infissi delle finestre. Nessun dettaglio dell'arredamento sfuggiva al suo studio. In questo edificio le sedie, i tavoli, ogni elemento degli uffici è stato disegnato da lui. La scala elicoidale, un serpente di cemento e ferro rivestito di marmo rosso di Pietrasanta e nero del Belgio. Un capolavoro di ingegneria. Pensate che si regge soltanto sui pianerottoli di partenza e di arrivo. Questa configurazione ha permesso a Mazzoni di aprire queste grandi finestre lungo tutto il vano scala, poiché non esistono pilastri che si inframezzano. All'interno di un monumento meraviglioso come questo, anche le finestre hanno qualcosa da raccontarci. Questi infissi sono in anticorodal, una particolare lega di alluminio e magnesio che non si corrode, non arrugginisce ed è interamente italiana. L'Italia è tra i paesi più ricchi di giacimenti di bauxite e su questo il regime investì molto, tant'è che nel 1936 arrivammo ad essere tra i primi produttori al mondo di alluminio. Mazzoni riesce ad evocare l'antica Roma senza bisogno di ricorrere ad espedienti linguistici come le colonne, i capitelli, le decorazioni. Questa saletta d'attesa ci dimostra questo. Bastano semplicemente delle piccole mattonelle azzurre per evocarci le terme.
siamo nel cuore del Palazzo delle Poste. Questa è la sala delle conferenze. È immensa, si estende per ben 80 metri quadrati. Qui dentro, arte e architettura si fondono. Sembra quasi di volare sui cieli siciliani, di solcare le onde del Mediterraneo, di percepire le onde elettromagnetiche delle comunicazioni radio. Sembra di sentire il fragore delle officine dei cantieri navali e le voci dei giovani in marcia. Mazzoni disegna questo tavolo in marmo, vincolato al pavimento, ed anche queste sedie particolarissime, in rame e marocchino rosso. Sono sue anche le altre sedie della stanza, dalla linea molto moderna, realizzate in tubi piegati di anticorodal e ancora in marocchino rosso. Benedetta è allieva del pittore Giacomo Balla, uno dei padri del futurismo, ed è proprio nello studio del maestro che conosce Filippo Tommaso Marinetti. Fu letteralmente un colpo di fulmine, una vera e propria scarica elettrica futurista. Nonostante i quasi 20 anni di differenza, tra i due è subito amore, un sodalizio di arte e di vita coronato dalla nascita di 3 figlie, Vittoria, Ala e Luce. Mi dicevo, la realtà è ciò che si vede, si tocca, non astrazione. Sentivo però che se la vita è realtà, l'essere è astrazione. Scegliere e armonizzare questo dualismo sfuggiva alle potenze della mia ragione. Non gli occhi né la logica erano adatti, ma forse una forza di nucleo, capace di ogni potenza dilatazione, un infinito sintesi che sprizzava dal mio io più intimo e mi invadeva con una pienezza gioiosa, riposante, raggiunta. Guardate la tela delle comunicazioni marittime. Il grande scafo centrale solca le onde del mare. La sensazione di moto e di dinamicità è espressa da questi triangolini gialli. Si tratta di elementi astratti, non esistono nella realtà. Eppure la loro presenza sulla tela permette alla nostra mente di ricostruire la scena reale, la sensazione di moto. Il quadro completa la sua composizione con una borgata marinara in basso a sinistra, una scena tipica della costa palermitana, mentre in alto a destra un grande opificio, una fabbrica le cui forme ricordano i disegni di Antonio Sant'Elia. La sintesi delle comunicazioni aeree è uno dei massimi esempi dell'aeropittura futurista. Qui Benedetta ci fa comprendere come il volo alteri la percezione degli spazi e così possiamo vedere contemporaneamente le Alpi e la Sicilia e man mano che si plana anche i dettagli dei campi e dei moli nostrani. La grande ala diagonale al centro del quadro dà forza alla rappresentazione e chissà che non sia un omaggio alla figlia. Su questa parete la sintesi delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche è la sintesi delle comunicazioni radiofoniche. La sintesi delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche evidenzia un curioso particolare, la ruota dei numeri tipica degli antichi telefoni. Da questa parte, sulla sintesi delle comunicazioni radiofoniche, il traliccio, ancora una volta in diagonale come in sintesi delle comunicazioni aeree, dà forza alla rappresentazione e da esso si propagano le onde elettromagnetiche, così plastiche da anticipare quasi le moderne icone del Wi-Fi. Queste due tele rappresentano appunto il varo di un transatlantico dove il dinamismo cede il posto all'imponenza della macchina e la gioventù fascista in marcia, dove la sensazione di movimento è espressa dalle linee diagonali e circolari. Entrambi i quadri sono di Tato, un futurista bolognese che celebrò in modo davvero curioso la sua adesione al movimento. Tato in realtà si chiamava Guglielmo Sansoni, ma quando aderì al futurismo
si fece mettere in una bara e fece celebrare il suo funerale. Moriva Guglielmo Sansoni, passatista, rinasceva Tato futurista. Benedetta non è l'unica donna a lavorare a questo palazzo. Le tende ci raccontano di Bruna Somenzi, in arte Brunas, sarta futurista. Brunas intesse queste tende con un finissimo punto burano e in esse raffigura le telecomunicazioni. I futuristi hanno adorato e adorano la vita nella sua tumultuosa varietà illogica e nella sua bellezza muscolare e sportiva. Armati di coraggio temerario e innamorati di ogni pericolo, essi arricchirono l'arte e la sensibilità artistica col succo e con le vibrazioni di una vita impavidamente osata, vissuta, voluta. Con queste parole Marinetti definì il futurismo. Scoprire l'ultima tappa della nostra visita, la stanza del direttore. Questa venne interamente affidata a Paolo Bevilacqua, cugino di Piero. Si occupò personalmente degli arredi e del ciclo pittorico. Le pitture alle pareti raccontano la storia delle comunicazioni, dai piccioni viaggiatori sino ai mezzi più moderni. Il gusto è tendenzialmente déco, ma il futurismo prorompe nell'elogio della velocità. Gli arredi vennero prodotti dalle fabbriche Ducro e di particolare interesse sono le tarsie alle porte, che evocano i simboli delle comunicazioni marittime, terrestri e aeree.